il 70%. Io credo che i vecchi, quando, si sono, quando passano davanti, si fermano, leggono, guardano. Sì, guardano qualche foto con un sotto parlamentare. Quelle sono scioccanti. Non ci credo. Sono abituati a fare parlamentari, ci dischiedono. Ma tu mi qua, sono tutti parlamentari, invece fanno... Accompagnati da condannato. Cazzo, non c'è ancora. Io sono un po' perché allora il proprietario. Il proprietario poverino si è scritto. Avete fatto parlare però. Si è scritto al momento. Lui è stato condannato per mancata bonifica col comune di Milano. Ed è da quando abbiamo fatto questo. Ma noi dobbiamo, quando facciamo una cosa di questo tipo, dobbiamo sapere. Guarda, 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 magari lui dice io ci devo dire, ma che sono fatto questo qua, che sono fatto una sola, non devo spazzare, e va. No? No, sono solo vecchio. Vabbè, andiamo giù? Andiamo giù. Ma che blocco? Sei grosso, porca miseria, da fastidio. Morendo non potrei bloccare niente. Questo sta andando, quello sta andando. Questo non abbiate paura.
Sono due. Thank you.
giornale di questi giorni, l'ultimo pensiero va a chi non è conosciuto su questa terra, quindi chiedo magari di fare un minuto di silenzio e di iniziare così la nostra riunione. Grazie. Grazie. Speriamo che questi tragedie riguardano. Auguriamo che prendano provvedimenti seri e che cancellino queste ignobile legge Maroni che non consente neanche ai nostri pescatori di poter dare un aiuto a queste persone che hanno bisogno. Quindi va bene, dopo questo piccolo inizio triste, iniziamo a capire come ci stiamo muovendo noi qui a Milano. Come ben sapete, tutte le zone di Milano sono coperte, lo dico a chi ci segue in diretta streaming. Stiamo cercando di fare un lavoro, ma purtroppo è molto difficile perché siamo sempre in minoranza, quindi è un po' sconfortante che le nostre mozioni, le nostre interrogazioni, le nostre richieste vengono sempre, quasi sempre accantonate, e quindi però, come anche dice Beppe, noi non molliamo. Non molliamo e speriamo di poter fare qualcosa nelle prossime elezioni di più, perché più saremo e più riusciremo a dare battaglia anche su temi rilevanti come quello dei disabili, come quello che voi avete sentito i tagli che ha fatto questa amministrazione sulle fasce deboli, nonostante la campagna elettorale si siano riempiti la bocca sulla salvaguardia di questo. Passo la parola a Mattia che inizierà a illustrare un po' di cose. Ringraziamo tutti gli amici della zona 3 per aver tra l'altro dato, cercato la sala e benvenuto, vi do un benvenuto, siamo alla quarta riconferma. Cosa stiamo facendo? Una cosa semplicissima, rispettando le promesse elettorali. Avevamo detto che ogni 6 mesi avremmo portato i nostri risultati, i nostri frutti, il nostro lavoro, le nostre battaglie in mano agli elettori, per verificare se il fatto siamo, rispettiamo ancora i criteri del movimento, quindi il fatto di essere incensurati, di non aver fatto due mandati, di lavorare condividendo con gli attivisti e di dare ovviamente trasparenza alla pubblica amministrazione, e siamo qui quindi a chiedere nei prossimi giorni via internet di un feedback, semplicemente sapere se quello che stiamo facendo è stato fatto nel modo corretto oppure no, se siamo ancora combattivi con la figura di portavoce del Movimento 5 Stelle oppure no. E questa è ormai la quarta riconferma, 2 anni sono passati dalla nostra elezione. La giornata di oggi quindi è una riunione pubblica dove ogni gruppo di attivisti, ogni gruppo, ogni portavoce farà una relazione sull'attività svolta negli ultimi 6 mesi. Qualche mese in più, un paio di mesi in più, perché tra la campagna del referendum e l'estate siamo scivolati a ottobre, di fatto poi recupereremo con la prossima che sarà
Detto questo, le informazioni utili. Prima di tutto siamo in streaming, come tutti gli eventi del Movimento 5 Stelle siamo in diretta, potete trovare le registrazioni sul canale del Movimento 5 Stelle Milano, che è Mo5 Stelle, 5 numero Mi, Mo5 Stelle Mi, su Google è il primo risultato che trovate. Saranno ovviamente disponibili per tutte le persone che non sono potute venire oggi gli interventi dei consiglieri delle relazioni in base alla zona. Come si vota? Come per le ultime due riconferme, la votazione viene fatta online nei prossimi giorni, praticamente tutti gli iscritti al portale di Milano riceveranno una mail con le istruzioni e verrà fatto ancora con la modalità del commento sui post per ogni zona, voto al voto palese, come facciamo ormai da un anno. Sullo stesso portale, grazie a quella mail, troverete il materiale, quindi il video degli interventi di oggi e le presentazioni dei consiglieri che hanno voluto mettere le presentazioni. Oltre a questo, ovviamente, per esempio nel mio caso, sulla pagina di Facebook e sul portale del Movimento 5 Stelle Milano trovate i nostri cedolini, mese per mese, proprio di cui ufficiale, dove potete controllare i nostri stipendi, tutte le rinunce ai privilegi che abbiamo fatto in questi mesi e di fatto avere un attimo contezza di tutta questa parte. Concludo con una, prima di dare la parola ovviamente ai consiglieri, con una veloce riflessione sulla situazione in cui siamo. Siamo a due anni dal 2011, da quando ci siamo presentati per la prima volta alle elezioni del Movimento 5 Stelle, che era ancora qualcosa di marginale, di nicchia, abbiamo preso il 3% dei voti. Sta cambiando molto, sono cambiate molte cose, ci sono state le elezioni nazionali, le elezioni in Sicilia, Parma, comunque una crescita del lavoro che facciamo su tutte le sedi istituzionali. Allo stesso modo stiamo crescendo come gruppo a Milano e servirà sempre essere sempre più coordinati, più bravi a comunicare, a condividere. E allo stesso tempo siamo a tre anni dal 2016. Il 2016 sarà le prossime elezioni comunali. Ovviamente se il nostro obiettivo nel 2011 era entrare con dei portavoce all'interno delle istituzioni, iniziare ad avere accesso alla documentazione che come semplici cittadini ci potevano sempre solo segnare e in alcuni casi anche tuttora, perché molti accessi agli altri ci bloccano. Se questo era l'obiettivo per il 2011, per il 2016 l'obiettivo è diverso, dobbiamo essere pronti a governare la città. Ed è proprio per questo che uno dei documenti che vi farò vedere su cui ho lavorato è proprio un'analisi di quello che in questo momento il Comune di Milano ha, quindi una burocrazia, una struttura verticale con 25 direzioni, quindi una struttura totalmente diversa da quella con cui nostra del movimento, come siamo abituati a lavorare, in maniera orizzontale, con ognuno vale uno. Queste sono delle difficoltà, delle sfide molto grandi che ci dobbiamo porre come attivisti, come gruppi di semplici cittadini. Dobbiamo iniziare a entrare, a capire come funziona perfettamente. Ogni attivista deve studiarsi, prendersi un pezzo, una direzione, una competenza di un assessorato e iniziare a vedere, studiare come funziona, espandere quelle competenze e lanciarle alle altre associazioni e altri cittadini che vogliono fare questo. È chiaro che è un lavoro molto grande, che per esempio la giunta di Sabia aveva promesso in compagnia elettorale, ma che non è assolutamente stato in grado di fare dopo le elezioni, anzi si è chiusa su se stessa tra i soliti partiti. Quindi la differenza sarà proprio questa: riuscire a allargare le decisioni prima di tutto con la trasparenza. Questo è un obiettivo. È chiaro che non è facile, abbiamo tre anni per ottenere questo, ci sono tantissime forze, tantissimi attivisti, tantissimi professionisti, esperti che hanno magari poco tempo ma lo dedicano a un movimento che saranno con noi in questa battaglia per, diciamo, rivoltare verso il cuore l'amministrazione comunale di Milano e riprendercela con i cittadini. È una bella sfida, ma sicuramente dobbiamo intraprenderla come cittadini. Quindi vi ringrazio per essere qui oggi e iniziamo con le relazioni semestrali. Prendiamo subito la scaletta per vedere gli strumenti.
Patrizia è la tua. Allora, come tempo, giusto per condividere tutto il fondo, ci siamo dati 5 minuti a consigliere per esprimere la, il contenuto dell'attivista se non è potuto venire. Dopodiché, alla termine dei, dei nostri interventi, ci sarà un 5 minuti in cui Livio ci aggiornerà sulla campagna del referendum deliberativo senza quorum e dopodiché le domande. Ovviamente in base a come sarà cerchiamo di gestirle nel modo migliore possibile, quindi cercare di far parlare il numero più grande possibile di persone. Allora, consigliere, 5 minuti a testa. Grazie, ci senti? Io ho preparato una pagina dove mi farò vedere quali funzioni ho presentato e qual è stato il mio lavoro nella zona TEC questi mesi. Io sono subentrata a Elena Re da dicembre e quindi sono circa 10 mesi che sono in zona 3. Mattia ha anticipato un po' quello che voleva essere il mio intervento oggi sull'organizzazione verticistica di questa amministrazione. Noi sapete tutti, o chi non lo sa, che la Milano si divisa in 9 zone e noi abbiamo una copertura come movimento in 8 di queste, ci manca solamente la zona 1, e sono dei consigli di zona che non hanno nessun potere. Diamo dei pareri non vincolanti e quindi ci riuniamo in consigli di zona, li facciamo una settimana e poi frequentiamo diverse commissioni. Per che cosa? Per dare dei pareri non vincolanti, cioè noi chiacchieriamo, ci riuniamo, prepariamo mozioni, studiamo, mi leggo tutte le intervalli delle commissioni in cui non vado, è per poca roba, insomma, si passano delle mozioni, ovvio, però tenete conto che al direttore del settore per la mia zona ho chiesto, ho fatto una domanda, quanto siamo costati noi consiglieri, 41 consiglieri per ogni zona, quando siamo costati in zona 3 a settembre e il costo per il comune di Milano, quindi per i cittadini, è stato di 25.000 euro. Se voi moltiplicate per non fare l'amministrativo che sta dietro di voi, per non fare il presidente di zona, solo di gettoni di presenza dei consiglieri. Se questa cifra la moltiplicate per 9, per 11 mesi, rendetevi conto che il dispendio di soldi e di energia, perché i consiglieri poi appunto lavorano, non è che stanno lì a riscaldare la sedia, che dispendio di energia e di soldi dei cittadini che il comune ha. Ecco, questa è una cosa che ci tenevo a dirla per fermare un momento di riflessione. Noi consiglieri ci riuniamo periodicamente e parliamo di questa cosa e sicuramente nei prossimi mesi arriveremo a una proposta che condivideremo con tutto con voi. Dunque, avete visto le mozioni che ho presentato in questi mesi sono l'inserimento delle comunicazioni degli eventi pubblici e delle locandine, di tutto quello che il comune produce, di inserire l'accessibilità dei disabili, quindi di mettere lo stemmino per la possibilità dell'accesso. Poi ho preparato la seconda mozione che è l'installazione a riparo, queste sono state accettate e quindi sono passate alla giunta. Raccolta differenziata e installazione di contenitori, vale a dire che a Corambro attualmente non ci sono contenitori per la raccolta differenziata e io ho proposto di inserirli, visto che dovremmo arrivare a una raccolta differenziata spinta. Trasparenza costi politica in zona 3, hanno messo online tutti la rendicontazione con dettaglio di assegnazioni fondamentali e contributi, ogni zona ha dei fondi, nella zona 3 sono circa 200.000 euro che vengono gestiti direttamente dalla zona e questi soldi vengono dati a associazioni o per creare eventi. Ho notato in questi mesi che tramite degli accessi agli atti che ci sono alcune associazioni che prendono soldi da diverse commissioni.
anche di Milano hanno un passo, lo sono fatti già ovunque, non tutti, il Movimento 5 Stelle è, la, non ha neanche ritirato, l'abbiamo lasciato lì sul tavolo, in, ovviamente questa verrà bocciata, è un piccolo privilegio, ma lascio la parola perché è scaduto il mio tempo. Ciao. Presenteremo tutto quello che non ha lui
risposto a quello che noi abbiamo chiesto, si parla di disabilità ma anche, anche di altri temi. Per concludere, un altro diciamo, punto fondamentale di quello che invece eravamo detto in campagna elettorale che stiamo portando avanti è la trasparenza. Trasparenza delle associazioni. Le associazioni chiedono e si danno dei, dei soldi come distributori banca, come si, si è detto in precedenza e ribadiamo anche adesso. E siamo arrivati a un punto che purtroppo io ho cercato di verificare anche in Costituzione quale fosse diciamo, la sensibilità. La sensibilità è come dire, noi diamo i soldi, poi non sappiamo parzialmente di queste associazioni, no? Cioè per la sera dobbiamo sapere se nelle casse dell'associazione c'è 1 milione di euro o ci sono 1.000 lire, no? Per dare un contributo. Poi posso essere favorevole o meno, poi io devo saperlo, devo sapere. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede stagionalità, all'interno di un anno deve presentare il programma di grado. Se io vado là a chiedere 3.000 euro, 4.000 euro, 5.000 euro per l'iniziativa, no. Mi sembra una cosa fuori luogo, ma non c'è. Scusate, finito. Grazie. Antonio, vieni. Ciao, io sono Vincenzo Agliotesto, uno dei due consiglieri di Zona 9. Diciamo che sia Mattia che Claudia hanno già introdotto due cose che volevo evidenziare nel nostro lavoro in Consiglio di Zona. C'è una che ripetiamo costantemente alla conferma che il Consiglio di Zona non ha nessun tipo di necessità della, della vita amministrativa e politica della città. Non solo per l'opposizione, ma anche la maggioranza stessa, vediamo ogni, spesso che anche le mozioni proposte dalla, dalla maggioranza vengono ignorate dall'assessore, dalla maggior parte degli assessori e dagli uffici tecnici, manca proprio la comunicazione con loro. Quindi io credo che la cosa importante è, come diceva Mattia, guardare un po' alla, alle prossime elezioni. E secondo me dovremmo riuscire a, a evidenziare e a fare un po' un elenco di priorità su cosa, di cosa Milano ha bisogno. Cioè, non parliamo più di PM10, non parliamo più di inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, non parliamo più di case. Quindi credo che gli attivisti e consiglieri devono cominciare a avere contatti con i comitati e le associazioni che lavorano già da tempo in questo ambito, per studiare e avere un programma reale da presentare alla, agli amministratori del 2016. Questo è quello che secondo me bisogna fare per avere anche un'aggiunta, una serie di assessori che potremo presentare come persone che hanno un curriculum e una conoscenza dei, dei vari argomenti e tematiche che riguardano la città. Questa cosa qui, come sapete, non è avvenuta con l'amministrazione Pisapia, dove il sindaco spesso ha scelto o in base ai voti o in base a delle pressioni esterne i sindaci, senti gli assessori senza nessun tipo di curriculum a riguardo. Noi in zona 9 stiamo facendo le battaglie per appoggiare i comitati sulla difesa del suolo, e mi riferisco al Paolo Pini, all'area gasometri. Stiamo adesso collaborando con Senago per il problema del seguito, area in cui vogliono costruire una vasca di laminazione quando il seguito ha dei problemi di esondazione. Quindi stiamo andando sul territorio, facciamo almeno due volte al mese dei banchetti per rimanere a contatto con il territorio e cerchiamo di coinvolgere più persone. Sappiamo che è difficile perché siamo un frullatore, cioè da mattina alla sera lavoriamo, studiamo, abbiamo sempre qualcosa da fare, quindi cercare di dedicare tempo anche a questo tipo di attività non è facile, però non crediamo che ci siano alternative. Se non siamo noi che ci riprendiamo in mano la città e partecipiamo fiato sul collo su queste persone qui, avremo sempre dei problemi. Quindi io vi invito a prendere contatto con attivisti e consiglieri della vostra zona proprio
Allora, per chi vuole segnarsi per fare domande, inizia a girare Claudio con col modulo e segna i nomi. Ecco lì. Ok, ciao, sono Antonio La Terza, consigliere di Zona 9, che è la parte nord di Milano. Sono consigliere insieme a Vincenzo Newsday, che ringrazio tanto perché Vincenzo fa davvero tanto lavoro vicino ai comitati. Quindi questa è la mia prestazione. Quindi fa pieno infiltrato nella manifestazione romanza, ma fa tanti, diciamo, affiancamenti ai comitati, la voce e Pina, come già tutto modo di dire. Con gli attivisti di Zona 9, incuranti delle condizioni meteorologiche, riusciamo a fare banchetto, ovviamente un ringraziamento a tutti gli attivisti di Zona 9, anche delle altre zone ovviamente, che appunto pioggia, neve, buio, eccetera. Fino ad arrivare anche in centro di San Paolo, questa era ancora ieri, e in più, come già accennava Vincenzo, questa è una riunione in regione per quanto riguarda il senso. Ci sono altri, ci sono tanti attivisti di Zona 9 e anche altri di Senato e del nord di Milano che abbiamo fatto un incontro in regione proprio per diciamo, mettere in evidenza la problematica e insomma intervenire direttamente. Questa lì sono l'arma del delitto, le due armi del delitto del Consiglio di Zona 9, sapete, c'è il piano grosso, c'è una webcam con una telecamera che grazie alle battaglie che ho fatto avanti, finalmente il 7 marzo del 2013 siamo riusciti a farci approvare una delibera numero 54 che da allora in poi non abbiamo più nessun veto per quanto riguarda le imprese. Quindi sistematicamente, almeno per i consigli di zona, facciamo due cose. Una è la diretta streaming, utilizzando il wifi stesso, perché noi abbiamo carteggiato fin dall'inizio del consiglio di zona, in cui appunto uno si può collegare in diretta e vedere. Poi successivamente, ovviamente questo viene pubblicato sulla pagina Facebook di Zona 9, che non è del Movimento 5 Stelle, o meglio, è gestita dal Movimento 5 Stelle, ma è partecipata da tutti i cittadini di qualsiasi colore politico. Quindi qui annunciamo lo streaming piuttosto che la registrazione. Come vedete, questa è la pubblicazione della registrazione, che è a più alta definizione, ha un audio migliore, e qui in particolare vedete l'intervento dei nostri attivisti proprio del consiglio di giovedì sera, in cui si trattava il forum zero e il referendum deliberativo. Trasparenza, altro capitolo del movimento che noi ovviamente cerchiamo di mettere in pratica. Sappiamo benissimo che a livello legislativo c'è una legge che permette ad ogni cittadino di accedere all'atto, però uno deve conoscere l'atto da richiedere nel momento in cui deve fare qualcosa. Allora cosa abbiamo pensato? Noi consiglieri di zona abbiamo accesso alla internet del comune e a tutte le delibere di zona. Fortunatamente c'è tutto dal 2006, per cui abbiamo scaricato tutte le delibere dal 2006 in poi e abbiamo reso pubblico e disponibile almeno i titoli accessibili da qualsiasi cittadino. Qui ad esempio c'è l'esempio di Peroni, questa è la pagina che riguarda zona 1, 2 e 3, e vengono fuori tutto quello che nel titolo contiene la parola Peroni. Per cui abbiamo una storia di Peroni, sarebbe questa qui, per cui alcune delibere riguardano. L'auditorium, altre sono mozioni magari per cacciare gli zingari piuttosto che contro il mercato, eccetera. Questo che serve? Serve a noi consiglieri perché usciamo dai costumi del passato, serve anche ai cittadini per vedere cosa è successo. Un'evoluzione di questa, invece, diciamo, un'evoluzione successiva che permette di fare anche una ricerca interzona, quindi un'associazione Ciccio Pasticcio, noi possiamo vedere in questo modo se si è presentata in zona. E il, diciamo, uno che ha accesso alla internet può andarsi a scaricare la delibera e vederla. Stesso lavoro simile lo stiamo facendo per l'albo pretorio. L'albo pretorio è un atto che è consultabile da tutti i cittadini, però ha un problema, vive 15 giorni, dopodiché non esiste più nulla, e se ultimamente il comune ha messo un attimo ricercate, però intanto questo è un lavoro che potremmo essere, diciamo, a cui il cittadino potrà accedere senza login. Governare la regione di Milano, torniamo a quello che diceva Mattia.
questo è un problema che, anche se siamo d'accordo anche noi, sarà noi dobbiamo farci come questa elezione. Bisognerebbe far partecipare realmente i cittadini, non come ha fatto questa amministrazione che l'ha ventilato all'inizio, ma poi diciamo se ne è dimenticato. Vado a finire due secondi. Cosa servirebbe? Servirebbero, se così ad occhio, almeno due attivisti che nel momento in cui vanno a governare una zona a tempo pieno devono essere in grado di dedicarci. Sì. Perché oggi cosa succede? I partiti se lo possono permettere, perché loro prendono soldi, hanno i rimborsi e occupano poltrone. Quindi possono permettersi persone che si sappiano annunciato il decentramento a proposito delle zone, ma pensa all'accentramento, a come governare la città metropolitana. Dopodiché l'unica cosa che vi dico, buon lavoro a tutti. Grazie.
e tutti gli eventi legati all'economia solidale e al chilometro zero. Proviamo la conclusione. Diciamo che la prima battaglia che ha portato in conseguenza a Serre è stata quella di riuscire a fare il preseguito. E come potete vedere abbiamo presentato una mozione ancora nel 2011, una proposta di modifica al regolamento nell'aprile del 2012, ma sono stati tutti tentativi vari. Finché con il nuovo direttore della zona 7, il 2 maggio 2013, al capigruppo del 20 maggio, abbiamo avuto appunto il suo parere sulle riprese video e appunto lui ci ha detto che non essendo comunque vietato dal regolamento, in nessuno dei regolamenti che stavano lì sopra del Consiglio di zona, è possibile fare le riprese. Quindi, ancora avanti. Il parere del consiglio del direttore di settore è stato riportato a giugno in consiglio di zona e potete vedere le video riprese del consiglio di zona sul canale del Movimento 5 Stelle della zona 7. Questo è il mio blog dove potete vedere il calendario delle commissioni e dei consigli di zona, le riunioni che facciamo con gli attivisti e i banchetti. E per la trasparenza ho messo anche il bilancio della zona 7 con tutti i contributi che vengono elargiti dall'associazione. Quindi massima trasparenza, visto che il comune per il momento non può farlo, lo faccio ancora. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Paolo Pupponi, scusate per la voce, ho un'influenza in corso galoppante. Allora, vorrei aggiornarvi su due attività fondamentali svolte dal gruppo di attivisti in questi sei mesi, che riguardano una, le attività e le iniziative intraprese riguardo un'area verde abbandonata da anni, più o meno le dimensioni sono quelle di equivalenti a un po' più di due campi di calcio, e la volontà dell'amministrazione, abbiamo fatto più commissioni sul punto, era quella di costruirci un centro sportivo, nello specifico una piscina olimpionica o uno skate park coperto. Allora, visto che l'area si trova su una striscia di verde e la presenza tra l'altro di una cascina, ci siamo battuti affinché su quest'area non venisse costruito nulla. Perciò abbiamo organizzato diversi banchetti per pubblicizzare quello che stava accadendo, abbiamo raccolto le firme di tanti cittadini e le abbiamo presentate in consiglio con un'interrogazione. A questa interrogazione è seguita una risposta dicendo, in cui si diceva che non era intenzione dell'amministrazione costruirci, ma anzi rimarrà verde. Tutt'oggi la maggioranza del consiglio di zona si attribuisce il merito di questa conquista, no? Secondo loro la zona, l'area verde, già dal principio non voleva essere toccata. In realtà ci sono state tante discussioni in merito, addirittura c'è stato un articolo su Repubblica nella quale l'assessore Visconti affermava la sua volontà per la costruzione dello skate park. Un altro grande tema che riguarda la zona 7, non solo, anche altre zone limitrofe, riguarda Expo 2015. In particolare interessata dalle vie d'acqua. Ci sarà quindi questo canale che attraverserà tutta la zona, quasi tutta la zona 7, in parte interrata e in parte no, ma in particolare
anche su questo tema abbiamo fatto tanti banchetti e raccolto le firme per evitare che venga costruito questo canale all'interno di un parco per una serie di ragioni, innanzitutto ambientali, e poi spaccherebbe il parco in due altre ragioni che sono qui a dedicarvi. Anche qui abbiamo presentato una mozione e la risposta è stata che il progetto è quello e non si cambierà. Tra le altre cose, durante una manifestazione che abbiamo organizzato, alla quale c'era anche un altro banchetto, sono venuti anche i giornalisti del TG3 che hanno intervistato alcuni attivisti. Per quanto concerne la zona 7, noi ci troviamo, diciamo, la media di una volta alla settimana. Per organizzarci meglio e coordinarci meglio abbiamo istituito creato un meetup di zona, e proprio a tale riguardo vorrei spendere due parole, nel senso che in questi mesi la zona 7 è stata teatro di diverse vicende poco piacevoli, tra le quali anche un'aggressione a un attivista. Tra l'altro vengo proprio la settimana scorsa, sono stato interrogato per 2 ore e mezza in questura come testimone, e a riguardo il gruppo, diciamo, dei consiglieri ha preso la decisione di espellere questo attivista di zona, e mi sento di condividere con tutti voi, anche se è già tutto pubblico, già commentato sul blog, il mio dissenso a questa escursione, non per l'atto in sé che abbiamo subito condannato e io per primo, ma per il metodo con il quale è stata presa questa decisione, nel senso che in questa riunione non c'è stato un contraddittorio interessato, non sono stati sentiti gli attivisti, e diciamo che proprio da un movimento che da noi, dal Movimento 5 Stelle, che vuole difendere la Costituzione e nei nostri codici, nella nostra Costituzione, garantito il contraddittorio, mi aspetto, in parte pretendo che nel nostro piccolo facciamo rispettare questi principi. Adesso passo la parola perché tempo è scaduto. Grazie. Tantissime sul tema dell'amianto, alcune
e alla Cascina Gattinara. Poi è stata fatta un'interrogazione anche qui sempre l'ottica della trasparenza, perché è stata sistemata per tale aggrippa, però non si sa quanto ha speso il comune per sistemare questa aggrippa. Abbiamo chiesto maggiori approfondimenti, ma per il momento non ci hanno dato nessuna risposta. Anche un'altra interrogazione sempre sul degrado del parco sud, nell'area di Gambazzina. E poi anche qua è stato fatto un bando per assegnare i CAM, hanno vinto due associazioni, è stato chiesto di pubblicare la graduatoria delle associazioni che hanno partecipato e capire come mai hanno vinto queste due associazioni, anche qui nessuna risposta, nessuna trasparenza. Tutto è possibile, tutte le interrogazioni sono online su tutti i borsi di Milano. In particolare la parte diciamo, dove si è lavorato di più in questi ultimi sei mesi è la discarica abusiva di via Selvanesco. Sono state raccolte 500 firme, vorremmo arrivare a raccogliere altre 500 firme da portare al comune. Sono state fatte delle più interviste con i cittadini che abitano al quartiere della mia base e continuamente questa nube tossica arriva nel quartiere delle terrazze e la settimana scorsa è stato fatto un sopralluogo con i cittadini, i nostri deputati, in particolare abbiamo un deputato che è vicepresidente della Commissione Ambiente in Parlamento. E De Rosa, esatto, Massimo De Rosa, c'erano tre parlamentari con noi, c'erano tre consigli, infatti qua devo dire è stata un'opera ottima perché si è visto bene come si può lavorare insieme, per cui a livello Stato, a livello Regione, a livello Zona, mancava stranamente il Comune, non c'era nessuno del Comune a parte dei dirigenti dell'ASL e dei dirigenti dell'ARPA e le forze dell'ordine. È stato fatto subito un'interrogazione da parte di Massimo De Rosa al Ministro dell'Ambiente che ha risposto e ha assicurato degli interventi per risanare la situazione. Qui chiaramente tutte queste iniziative sono diffuse sia su Facebook che sulla newsletter di zona. Ci sono anche i video, se volete vedere i video sia di Selvanesco che della Cascina San Pazzino. Grazie a tutti. Ciao a tutti, sono Giuseppe Laporte, sono l'altra metà della zona 5. Il Parlamento già che non discuterò con agenti speciali, io allora ci sono vecchi a scuola, anche perché tutte quelle foto le ho anch'io, lo prometto, sul mio profilo Facebook, condivido i vari banchetti in zona. Ma principalmente in zona mi occupo, ho smesso di fare battaglie ideologiche, perché tutte le emozioni mi hanno bocciato, quindi adesso rinuncio a scrivere, più che altro mi calo sul concreto, ci vuole molto più tempo per parlare magari dal direttore del settore, dal tecnico del comune, cerco di aggiustare più quelle cose che mi chiedono i cittadini della zona. Faccio degli esempi, che sono sparito un orologio nella zona, nella stanza della mia, da 40 anni che era lì, sono stati presenti quelli verdi con l'elettrica. Ho scritto con le informazioni, sono rispondeva anche il presidente della commissione mobilità, Ario Urbano, mi diceva, sono per pesciglia, e alla fine ho incontrato per caso il comandante dei vigili di quartiere, commissione, ho risposto il problema, si è presentato il mio telefono, una settimana me l'ha messo io in vacanza, mi ha chiamato lui all'epoca, voleva conferma, l'ha vista, c'è cioè, una roba avvicinante, cioè, questo ti fa capire che ci tengo comunque, può scrivere e non sono contrario a nessuno, un semplice consigliere, fa una richiesta diretta, probabilmente insomma, in Italia funziona ancora così, lo dico per la raccomandazione, mi vergogno un po', ma alla fine devo campare, insomma. Mi piace che le cose vengono fatte, quindi non mi vergogno di fare queste cose, perché probabilmente lui era in difficoltà perché cioè, avrà 20 dipendenti, su gli ha fatto delle carte scritte. Poi io ho un chiodo fisso di artisti ciclabili, quindi la nostra zona ha fatto una mozione che ho tirato io un anno e mezzo fa, finalmente cosa si muove? Se voi vedete anche a Bolmoschi, ha rilassato un parcheggio che era tutto bruttissimo, tutto pieno di buche, e nel rifatto abbiamo consigliato di mettere anche una semplice striscia gialla. Adesso c'è il primo pezzo di riciclare che va da Bolmoschi fino a
Piazza Saffa, che insomma è zona comune. Da lì poi arriveremo fino alla periferia, perché il progetto è comunque pronto, ce lo bocciano, ce lo modificano e cambiano i direttori di settore, se sono un architetto molto più simpatico, Lopez, l'intellettuale biciclabile. Tra l'altro la bici quella fare mattina, quella di Pronto, non si chiama Rossa, è avuto in commissione, ha fatto un po' di scena, ma ce l'hanno si può ragionare con lui e adesso insieme al presidente della commissione mobilità riusciamo a fare qualcosa, speriamo. Poi mi occupo di parchi e insomma anche lì cerco sempre di fare da hub, cioè cerco sempre di intercettare i cittadini, insomma io sono anche il cane, sono sensibile anche alle aree cani, cerchiamo di espandere, di migliorare, adesso c'è una di autosolio che non farlo, speriamo. Tra l'altro ho scoperto che molti giardini dell'area, che parte funziona così, che quando l'area ha costruito queste case, ha dovuto pagare chiaramente i soldi di oneri di urbanizzazione, ci sono tutti oneri e hanno questi giardini. Dopo questa cina cittadinanza per questi palazzoni immensi che sono lì al soglio. Alla fine però non sono stati ancora dati affidati alla manutenzione al comune, quindi se ne occupano loro con delle società, come si chiama voce, si sembra. E quindi per fare questa ricerca dobbiamo chiedere il permesso all'area. Ci ha promesso anche lì, però con il dottore di settore, un certo dottor Vigani, si è impegnato affinché l'area firmi il protocollo con il comune, affinché ci siano queste aree, finalmente faremo questi ciclabili. Insomma, loro porteria molto tempo da calarsi nella situazione specifica. Per il resto che dire, partecipiamo a più banchetti possibili, anche con la neve, con l'inverno, ormai ci conosco in zona in cui sono entrato, ci viene spesso anche io, la Maria Laura c'è, sì, andiamo sempre in questi banchetti, ormai ci conosco per noi, anche i cittadini, anche quelli che non ci vogliono, ci conosco, ci vanno a pagare anche il caffè, alla fine cerco di... ci firmano però anche delle petizioni, devo dire. Per cui insomma, speriamo, io ormai ho perso di speranza, insomma, vi dico, faccio una mozione buona, dice che va bene, però siccome si vergogna che non l'ha fatta lui, non me la firma. Cosa fa? Mentre se non è d'accordo, per esempio per le mozioni, per il gesto di presenza, cosa fa? Me la boccia subito perché è un spirito di autoconservazione. Cioè vogliono sempre intestarsi le cose loro e poi così dire. Ok, grazie a tutti, ciao. Io invito tutti gli attivisti della zona 4, mi faranno, mi accompagneranno. Poche parole a tutti? No, 5 minuti. Consiglio comunale,
E questo io direi, saltando le prossime cose, passo a... Allora, per quanto riguarda una delle attività che abbiamo cercato di fare in maniera più attiva è il Consiglio del Territorio. Il Consiglio del Territorio si è finalizzato a cercare di ingrandire il più possibile il gruppo, per tutta una serie di attività che abbiamo in mente, per quanto siano di più, non siamo sufficienti sicuramente per offrire un certo tipo di attività più seria, sia per quanto riguarda poi tutte le questioni inerenti ai rapporti con il terzo, quindi con tutti i cittadini. Per quanto riguarda le riunioni, siamo riusciti ormai a 30 gennaio in maniera stabile per una prima settimana. Ci suddividiamo tutte le nostre riunioni in due momenti. Un primo momento nel quale discutiamo relativamente alle attività consigliari, quindi magari prepariamo mozioni, interrogazioni, piuttosto che condividiamo relativo agli interventi più opportuni. E una seconda fase, invece più organizzativa, relativa a tutte le attività che facciamo sul territorio. Per esempio, l'attività di consigliere di parco, parliamo di parchetto, banchetti stessi e così via. Per quanto riguarda i banchetti invece abbiamo cercato, ci siamo posti un obiettivo minimo che siamo riusciti a raggiungere, che è quello di farne uno per settimana. Poi in realtà, come vedete, nel periodo siamo riusciti a farne due, perché poi in alcuni periodi, per esempio maggio e giugno, quasi tutte le settimane erano sul territorio. È un anno che si sente adesso. E per quanto riguarda invece l'organizzazione della zona, stiamo adesso cercando sia così come è stato fatto a livello cittadino più alto, ma anche in maniera più interna, di suddividere tutte le nostre attività, non parlo di responsabilità ma di referenti, in maniera tale che ci siano degli attivisti che stabilmente si assumono determinate determinati impegni. Ciao a tutti, io parlo diciamo di quella che è la parte istituzionale dell'attività del Movimento 5 Stelle di Zona 4. Ovviamente operiamo attraverso interventi e segnalazioni che normalmente vengono condivisi con tutti gli attivisti di zona 4 durante la riunione settimanale. Normalmente anche le segnalazioni vengono suddivise, ma la maggior parte di queste passano direttamente da Danilo, perché magari viene contattato direttamente, il quale indirizza giustamente insomma, gli organi preposti. Per quanto riguarda le interrogazioni, le mozioni sono diciamo, degli atti formali in cui non ricorriamo molto spesso semplicemente perché il consiglio troviamo spesso la nostra posizione. Durante comunque il semestre oggetto di analisi abbiamo diciamo, proposto interrogazioni e mozioni sia per quanto riguarda l'assenza di controlli durante le attività aperte a tutti i cittadini e anche per quanto riguarda diciamo, la presenza di venditori ambulanti abusivi, in presenza di venditori ambulanti con la regolamentazione. Per quanto infine riguarda la partecipazione alle commissioni, posso dire che questo è stato un bel risultato di Zona 4 perché diciamo, attraverso la partecipazione alle commissioni, quasi tutte le commissioni sono coperte sempre da Danilo e soprattutto da me un attivista. Diciamo, ogni attivista si è preso un problema in una particolare commissione. E proprio in relazione a questo aspetto possiamo dire che per quanto riguarda la presenza di Danilo adesso, durante i consigli di zona, mentre per quanto riguarda le commissioni si passa da una presenza di Danilo per quanto riguarda diciamo, le commissioni dell'80%, ma se consideriamo anche altre commissioni presiedute anche solo dagli attivisti, raggiungerà una percentuale diciamo, circa il 90%. Infine, per quanto riguarda un altro nostro cavallo di battaglia, la trasparenza, quindi c'è da dire, potete trovare tutto sul TV Wall Street. Passo alla parola. Allora, stringiamo. Quindi per quanto riguarda la partecipazione, dicevamo, quello che noi cerchiamo di fare è di coinvolgere il maggior numero di persone, ovviamente cercando di farli diventare quantomeno digitalizzati, ma anche e soprattutto cittadini, comitati e associazioni. Non è semplicissimo. Abbiamo comunque cercato di strutturare una serie di canali di comunicazione che ci consentono di diversificare. Prima utilizzavamo il Google Group per tutti. Ci siamo resi conto che questo creava un problema, che magari c'erano dei sindacati o associazioni di competenze che avevano una comunicazione eccessiva rispetto a quelle che poteva anche dar fastidio. Stiamo quindi cercando di strutturare delle liste di mail diverse, utilizzare noi un canale per tutti gli
degli attivisti, dopodiché cercare di creare due mailing list, una per i socializzanti e o una per le altre. Proviamo a pensare, infatti abbiamo anche ipotizzato un referente per le associazioni, di cercare di creare un canale per legarci con tutte le associazioni della zona. E ovviamente allo stato un progetto, poi ci stiamo lavorando attivamente. Copiando poi la variante della zona 2 e della zona 9 abbiamo creato un wiki, quindi uno strumento informatico nel quale carichiamo tutte le documentazioni inerenti alla zona e tutte le documentazioni inerenti alla nostra attività, dai nostri appalti, cittadini, così via. Per quanto riguarda invece gli strumenti di discussione, di confronto, quello che utilizziamo di più è la pagina Facebook, ce l'ho guardato per te, e poi esiste un blog di zona, un blog personale di Danilo, che in realtà ovviamente abbiamo utilizzato di meno, proprio perché abbiamo cercato di evitare una eccessiva dispersione. E infine, abbiamo detto tante volte che ora siamo un bel numero, siamo 15 o 20 persone, per tutta una serie di progetti che abbiamo in cantiere, che abbiamo visto da Danilo, in maniera più specifica, avremo veramente la volontà e il desiderio di poter garantire questo punto. Riguardo i progetti di cantiere, io diviso, dividerei la cosa personale da quelli di gruppo. A livello personale, io facevo parte del movimento Rifiuti Zero anche, e quindi il gruppo anche Rifiuti di Milano, spingerò e ho sempre spinto per organizzare eventi sui rifiuti, come l'evento che spero riusciremo a organizzare bene o meglio l'anno scorso a novembre per la settimana di organizzazione dei rifiuti, e in particolare l'incontro con Ansa che ci sarà prima con Mattia, con la Petrone di Ansa. Grazie a Stefania abbiamo seguito qualche settimana fa il mercato di Via Papiniano e vogliamo andare a Silla a vedere cosa fanno con i rifiuti che raccolgono nel mercato. Una mia idea è quella di guardare un po' il bilancio del Comune di Milano, in particolare Ansa e ADN, e a livello di zona invece mi piacerebbe un po' organizzare dei progetti per le scuole e per le scuole. All'interno dei giardini del Lido, mi sembra
vedete qua in basso a destra, questa zona qua c'è la Tarasca attualmente, e qui vogliono farci dei parcheggi, ovviamente parcheggi VIP, dei parcheggi giornalistici, non parcheggi per comuni mortali, come all'interno dei giardini, vedete, quei rettangolini rossi, in modo tale che le auto passeranno in mezzo ai bambini. Stiamo anche appoggiando molti comitati della zona, questo è, qualcuno forse di voi lo conoscerà, un'azione comitato per la difesa degli olmi di Via Marconi, oggetto di un progetto di ATM di abbattimento generale, però adesso sembra sia, siamo riusciti a fermarlo con una raccolta di firme, adesso mi ricordo che abbiamo preso 500 per la mattina, io cerco aiuto da chi c'era, non me ne ricordo. Stiamo cercando di appoggiare appunto molti comitati della zona, questa è la parte del lavoro. Ovviamente la via d'acqua passa a gran parte dalla zona 8, perché il primo pezzo in superficie non interrato verrà parte dalla Terra Ratese, con un piccolo che attraverserà un parco che è già costruito, un parco che è stato voluto dai cittadini, non dall'amministrazione, è stato costruito direttamente dagli abitanti della zona. Adesso verrà sviluppato per intero, per cui probabilmente ci aspetteranno per essere. Niente, voglio ringraziare tutti quelli che mi aiutano, perché ho bisogno, e soprattutto loro che sono quelli che parlano.
persone come voi, come me, che 3 anni fa eravamo dietro a uno schermo a seguire, a mettere una X magari nella casella, nella scheda elettorale, mentre il movimento sono persone che danno una mano ad altre persone. Grazie. Mattia. Velocemente i documenti dove trovare di fatto l'attività. Ho preparato insieme a di fatto tantissimi attivisti che hanno aiutato a realizzare il lavoro degli ultimi 6 mesi un riepilogo. La prima differenza del riepilogo rispetto alla discorsa è che io classificavo interrogazioni, mozioni, era diciamo un po' istituzionale. Ora ho classificato come azioni, semplicemente, perché abbiamo visto che alla Giunta non cambia niente se un atto è fatto in piazza oppure è fatto con un atto consiliare, anche votato all'unanimità magari. Abbiamo visto che spesso non ci calendarizzano gli atti, è da 2 mesi circa che non ci mettono in votazione i nostri documenti, quindi quella è la prima strategia, non metterci neanche in votazione. Poi si passa alla votazione, lì ce la provano anche per non andare contro qualcosa che ha senso, e poi non lo attuano. E quindi abbiamo il cimitero delle emozioni. Questa è una situazione ovviamente allucinante, io parlo di solito con i comitati, con così. Il mio consiglio è: non fate una mozione, non state a perdere tempo con noi, andate in piazza della Scala con i cerchi infuocati e le trigri, e allora avrete da disdire quello che volete. Questo è il sistema di concertazione dell'amministrazione comunale, ovviamente è qualcosa di incredibile. Se fai casino, se occupi un palazzo, hai il tuo risultato, se no, questo ovviamente non è accettabile da parte nostra. Quindi, chiedo un supporto da Milo. Prima, i documenti che troverete sono, velocemente ve li dico, i 6 mesi precedenti. Questo è già direttamente da internet, che è quel materiale su cui potrete ovviamente valutare l'attività svolta e votare nei prossimi giorni. La lista divisa per mese con ogni battaglia, ogni azione in link per ovviamente tornare alla documentazione relativa. Questi sono gli ultimi 6 mesi. Ne ho qualche copia da far girare, così poi ovviamente i link li vedete su internet. Giusto per passare qualche punto delle cose interessanti, alcune si superano pure ai 6 mesi precedenti, alcune delle battaglie di questi 6 mesi. C'è stato un evento con il consumo di suolo con diversi esperti parlamentari, molto apprezzato che abbiamo fatto in Sala Lessi, la difesa degli olivi di Magnolia, che è una battaglia importantissima da continuare insieme alla zona 8. Le nuove torri del parco di Villa Lito, una battaglia del Consiglio Comunale di Urbanistica, dove siamo stati gli unici a denunciare questo, torri di 50 metri sopra il parco. Per l'antimafia, la battaglia sulla via di Malpensa, la chiusura del posto dell'interforze della direzione investigativa antimafia. La mozione per l'open source che è stata approvata all'unanimità, ma ovviamente stanno arrivando 500 nuovi computer con Windows installato. La mozione per il taglio dei bus per la sosta gratis, che è stata una battaglia sulle nuove tariffe dei parcheggi, abbiamo fatto 9 emendamenti, operano su proposte concrete per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici dall'Interland, e una era quella del pass. Ci hanno bruciato tutti gli emendamenti, mentre hanno approvato quello sui pass, sull'abolizione dei pass gratuiti, perché non hanno avuto il coraggio ovviamente di bocciarci il consiglio. Adesso però hanno rinnovato i pass e li hanno ridati praticamente tutti. Quindi il consiglio erano contro, adesso li hanno
abbiamo messo in luce il corridore che prende 284.000 euro all'anno, l'ex direttore generale, e infine la battaglia sul referendum deliberativo, che è ancora in corso e su cui poi io ci darò un aggiornamento veloce. Quindi questi sono più o meno i documenti classificati per, a livello temporale oppure per la classificazione di, come tipologia di attività. Un altro documento che vi chiedo di andare a vedere è quello sui prossimi, sul 2016, la visione del 2016. Io ho classificato, abbiamo classificato di fatto la pubblica amministrazione di Milano, che si scende un po' giù, qui c'è ovviamente una riflessione generale su quello, sul lavoro che stiamo facendo. Ce n'è ancora, prossime pagine. Abbiamo raccolto in un mese e mezzo, poco più,
quasi 6.000 firme ce le hanno ricevute e soprattutto abbiamo scoperto che non ci credevano, non credevano che noi fossimo in grado di fare tutto ciò. Quindi ci siamo guadagnati il rispetto di tutti gli altri. E adesso, dal rispetto che abbiamo visto già nelle attività dei corsi di zona, nei corsi di zona questi signori erano totalmente imbambolati. Quando abbiamo fatto la prima riunione da Claudio, praticamente guardavano il loro capogruppo con gli occhi sbarrati, non capivano di che cosa stessero parlando questi cittadini che gli avevano sottoposto per un parere consultivo, come è giusto che sia in tutte le zone. Che cos'era? Una delibera di iniziativa popolare? Oddio, dal centro non ci hanno detto nulla, non sappiamo come votare. I nostri, e ringrazio coloro che come cittadini, oltre al sottoscritto, ci hanno messo la faccia nei consigli di zona a presentare la delibera. Abbiamo visto che la reazione è arrivata tipo 2 o 3 settimane dopo, quando finalmente al centro si sono accorti che dovevano esprimersi e gli hanno fornito il fogliettino. Per farla molto breve, a questo punto sono andati in tutte le zone, un po' macchia di leopardo. Non vi do i nomi perché poi sembrerebbe che sia colpa dei nostri consiglieri di zona, ma poverini hanno subito, qui lo dico, qui lo ripeto, il pianeta delle scimmie in alcuni casi. Vi garantisco c'era una argomentazione da far accapponare la pelle, gente che si presentava come il rappresentante del popolo, io sono eletto l'interprete. Ma siamo andati a guardare, 15 voti di preferenza aveva preso sto signore, e lui era l'interprete del popolo. Comunque, no, perché sennò qui giustamente l'Italia, abbiamo tutte le zone che si sono espresse, le abbiamo portato a casa, nella stragrande maggioranza dei casi, solo in 2 casi hanno cassato tout court la nostra proposta. Si festeggia addirittura. E negli altri casi hanno recepito tutti con favore la parte che riguarda l'introduzione nel statuto del concerto, perché poi bisogna vedere materialmente come lo andranno a declinare, di referendum deliberativo. Tutti, senza colpo ferire, hanno detto quorum zero, non se ne parla neppure. Adesso però attrezziamoci, attrezzatevi, perché il ragazzo che sta fuggendo dovrà affrontare in perfetta solitudine il passaggio in consiglio. E non è tanto solo il consiglio comunale, ma sarà quando nella commissione affari istituzionali i consiglieri andranno a smontare la nostra proposta. Lì dobbiamo essere presenti, lì dobbiamo far sentire a questi signori che è una cosa per cui il Movimento 5 Stelle tiene. Perché? Perché è la nostra bandiera, è la partecipazione popolare che dobbiamo imporre a coloro che hanno fatto una campagna elettorale dicendo i cittadini contano, arriviamo noi che siamo il nuovo e li ascoltiamo. Li ascoltiamo, peccato che l'hanno messo, vi ricordate le vecchie cornette, quelle di un tempo per sentire la voce lontana, lontana dai cittadini? Noi gliela portiamo vicina e glielo urleremo nelle orecchie. Sì, io ho Donato Rasco. A chi fa la domanda? L'evoluzione politica di questo paese ha raggiunto
il massimo dell'obiezione, poi mi sono accorto che il fondo non era stato toccato. E quindi mi sono avvicinato al Movimento 5 Stelle ritenendo che questa fosse l'unica, l'ultima possibilità per questo paese. Mi sono andato a fare insieme agli amici della zona 7 tutta la campagna elettorale, l'esperienza di Banchetti, di Formantinaggio, eccetera. E vi assicuro che questo mi ha dato grande forza, mi ha fatto tornare veramente giovane, io ho 67 anni, e mi ha ricordato, anzi mi ha rivigorito nelle esperienze sindacali che avevo fatto fino a qualche anno fa, prima di andare in pensione. Quindi io non posso che ringraziare il Movimento 5 Stelle per quello che mi sta dando. E quindi io sono veramente entusiasta di come stanno andando le cose, però io vorrei trattare un argomento che però mi ha lasciato molto perplesso e mi ha messo a disagio. È stato già annunciato da Paolo. Quest'estate, noi della zona 7, abbiamo appreso da una comunicazione Facebook che, lasciatemi dire, un non meglio identificato organismo del Movimento 5 Stelle aveva decretato l'espulsione di un attivista ritenuto, secondo le motivazioni e le leggo, incompatibile con i principi fondanti di un confronto civile, democratico e non violento che si ispira al movimento. Il tutto, concludeva la nota, avveniva in accordo con lo staff di Beppe De Grillo, con il quale il suddetto organismo evidentemente ha un carattere privilegiato, visto che a noi comuni mortali ci ho provato, non è possibile. Questo dialogo non è possibile. Premesso che non è oggetto del mio intervento il merito della vicenda, il merito della vicenda è che tra l'altro vedeva coinvolto anche un altro attivista. Noi, che uso il plurale perché non è solo il mio pensiero, vogliamo contestare il metodo usato per arrivare a questa decisione. Prescindendo tra l'altro del fatto che a quanto pare è stato sentito uno solo degli interessati, riteniamo infatti che avrebbe dovuto essere il gruppo di appartenenza dell'attivista a prendere una decisione e successivamente la decisione rimessa al giudizio del territorio locale attraverso la rete, visto il ruolo centrale dell'articolo 7 all'articolo 4 del nuovo statuto, riconosce nelle fasi di consultazione, deliberazione e decisione. Ciò non è avvenuto e ce ne vogliamo, ma il fatto non può essere accettato per rispettare i propri principi di democrazia e affinché non costituisca un precedente. Sollecitiamo quindi un riesame dei fatti, dei termini che citavo prima, anche perché questo non favorisce la crescita del consenso. È chiaro che fare è chiaro che i fatti succeduti hanno portato a un certo distacco con i nostri consiglieri e oltre a non essersi confrontati con noi hanno detto da sottoscritto questo provvedimento. Successive richieste di chiarimento e di confronto non hanno portato a nulla per la latitanza in modo alternato nelle riunioni dei consiglieri, anche a causa di un costante deterioramento dei rapporti tra loro. Per questi motivi molte perplessità a rinnovare la fiducia, ma soprattutto attendo, e mi pare che Paola abbia usato il termine giusto, pretendiamo una risposta sui fatti citati all'inizio. Grazie. Io direi che raccogliamo 4-5 domande e poi rispondiamo. Douglas Gattini. Ah.
Buongiorno a tutti, sono Mario Tantini, sono interesso di medicina naturale da 40 anni, ho una scuola di scienze, non sono mai stato iscritto a qualche politico, ho conosciuto Beppe negli anni 70 che mi interessava anche di musica e attualmente ho per anni ho lavorato nell'ambito dell'associazionismo delle discipline naturali a livello europeo. Oggi ho ancora la carica di profilo al Comitato Tecnico Scientifico della Regione Lombardia, Istituto per la Legge Regionale, questo come presentazione. Volevo fare una domanda proposta e una domanda riflessione. La domanda proposta è, forse ci siamo già interessati a Milano e provincia, però non ho ancora sentito almeno in questa riunione, cioè il problema dei lampioni stradali accesi quando c'è il sole. Mi sembra una cosa davvero gravissima, ma di una gravità estrema. Io ho lo studio di Via Monza e sotto il ponte della ferrovia, ma anche quello di Via Padova, saranno più o meno 20 metri, forse 25. Ci sono 10 lampioni da stadio che illuminano sotto quei ponti. L'altro ieri passavo per via Feltre, tutto il quartiere Udine Feltre era illuminato alle 10 del mattino. Mi è capitato anche a Piantello di parlare anche col sindaco e spiegare al sindaco nel suo ufficio quanto diseducativo è per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, mantenere i lampioni accesi durante la giornata. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è stato detto, ripetuto varie volte, è cosa fare per il 2016. Io credo che una cosa importantissima, non soltanto a livello locale ma a livello nazionale, è il problema della distrazione di massa che abbiamo in Italia, soprattutto da Beppe si è molto interessato a questo, ma secondo me dobbiamo molto, molto, molto lavorare su questo aspetto. Esiste un fattore di, come si può dire, un'anestesia, diciamo, dove qualcuno, prendendosi una, due, tre, quattro, cinque televisioni per volta, ha creato un terreno facile, per cui dopo non c'è bisogno di fare la pubblicità a livello nazionale, vota per me. Questa è gente brava, brava gente, è brava gente che secondo me è stata distratta. Noi come movimento ritengo che sia molto importante raggiungere questa brava gente e farla con la gioia che ha trasmesso bene in tutta la sua vita, rispettare alla realtà. Grazie. Allora, il prossimo è Marco Polsesi, se si avvicina. Volevo dire al cittadino che ha appena parlato se può mettersi già in contatto con il consigliere di zona per la prima parte referente, che magari si farà una mozione per quella zona ma per tutta Milano, poi la possiamo presentare in tutti i consigli di zona. Grazie. Buongiorno a tutti. La mia domanda è molto breve. Siccome io sono della zona 3, quindi qua zona 4, l'incontro scorso con il gruppo è stato sollevato il problema della sicurezza nella zona 3 e per via di furti in appartamenti, per via di rapine e cose di questo tipo. E allora volevo chiedere un po' a tutti i gruppi, in tutte le zone e anche a Martina, se in qualche modo il tema sicurezza era un argomento già trattato e in che modo, se c'è qualche azione già in essere, perché insomma, immagino che un po' in tutte le zone di Milano ci sia questo problema, io di no, però e allora volevo sapere appunto se in qualche modo si possono coordinare delle forze e avere notizie in merito. Grazie.
titolare del microfono per rispondere subito alla sua domanda, perché noi già da oggi siamo molto più bravi. Il problema della criminalità, della delinquenza abbiamo già risolto con una delibera. Il nostro presidente della commissione, che è stato bene, si è impegnato, ha chiesto un maggiore intervento dei vigili di quartiere nei giorni notturni. Peccato che i vigili di quartiere ci mancano alle 19. E la sua per rispondere, grazie. Zamperlico, non so se è uno scherzo. Scusa, vieni. No, scherzi a fare. Non so se lo fa seriamente al discorso di oggi, però lo sto parlando con un altro consigliere. Il progetto della Larsen, qualcuno ha in mente qualcosa di come stia funzionando? Adesso mi stanno dicendo che è una via preferenziale per il discorso export e quant'altro. Ma siccome stiamo già cercando pilastri e compagnia cantando, visto che la Larsen è un punto strategico di Milano, fa parte della nostra storia, di questa povera e distrattata città dove io e pochi altri siamo nati e cresciuti da bambini e varie generazioni, giusto per se qualcuno sa qualcosa in merito. Io direi di fare altri due, così dividiamo in due parti le domande che si sono segnate. Riccardo Poré. Grazie. Subito la domanda richiesta di suggerimento contatto. Partendo dal disabile, crociato di handicap è che siamo tutti handicappati. I più fortunati di noi sono handicappati pro tempore. Abbiamo mal di arti, pancia, una gamba rotta, cose del genere, altri hanno degli handicap che durano, mi danno veramente cagare. Cioè se tu vai in Spagna, in qualsiasi cittadina, vai in Francia, in una piccola cittadina, il concetto di handicap su sedia a rotelle non esiste. Da noi, se tu non hai la sedia a rotelle, non puoi entrare nel portone di casa tua perché c'è un camion parcheggiato da te. Mi piacerebbe, la domanda è questa, la domanda proposta, che tutti i consigli di zona organizzassero una lettura degli spazi, coinvolgendo per esempio le scuole, si può fare un'operazione straordinariamente desiderata anche all'interno, ma coordinata tra tutti quanti a livello di schede, mostre e quant'altro, diventa una bomba. Basta andare in giro e vedere come si vive normalmente, e ci si accorge che il primo punto, la priorità è la cosa più importante, il mezzo privato di trasporto, meglio sia automobile, SUV o potente moto. Il secondo è il mezzo pubblico, meglio sia vacante ancora, taxi e compagnia bella. Il terzo, la bicicletta, l'ultimo, il pedone. Noi dovremmo invece cercare di sensibilizzare sul fatto che tutti siamo pedoni e tutti siamo handicappati e ribaltare completamente l'ordine dei lavori, l'ordine dei valori, in modo tale che Milano venga riprogettata mettendo al primo posto il pedone, il secondo posto la bicicletta, il terzo posto il mezzo pubblico e solo alla fine il mezzo privato. Quindi lo dicendo, fate bene il pedone, se io metto un parcheggio delle moto sui marciapiedi, vuol dire che nel mio cervello ci sono zero neuroni funzionanti. E certamente l'unica preoccupazione di chi ha fatto questo idiota progetto, non mi interessa sapere chi, ma è un idiota, l'unica preoccupazione è quella del pedone. Infine, concludo, vi ringrazio perché il lavoro che avete fatto è straordinario. Io sono da un anno con il movimento, il lavoro è documentato nel merito da Dio, quindi nel merito grazie. Nel modo, quello che ho visto oggi, nonostante la comunicazione frontale, è molto bello, spero che i video di lì e qui possano diventare un film, perché è più o meno una scuola di come si può comunicare una rivoluzione ai fatti, perché qui si sta lavorando in un modo rivoluzionario. Grazie. Un tal Alfredo che si è segnato arriva. Ciao a tutti, la mia è solo una considerazione.
noi siamo entrati nelle strutture politiche praticamente quasi a tutti i livelli e ci stiamo rendendo conto che praticamente quello che stiamo facendo non dà risultati, perché di fatto sembra che queste strutture politiche siano degli orpelli, delle sovrastrutture, mentre di fatto quelli che gestiscono il potere lo gestiscono in altro modo e hanno queste strutture semplicemente come copertura. Questo vale, l'avete detto voi, a livello di consigli di zona, dove a un certo momento si fanno tante cose ma che poi non vengono prese in considerazione. Mattia ha detto che a un certo momento a livello comunale si fanno delle istanze, ma tutto sommato forse meglio andare in piazza perché di fatto non vengono prese in considerazione. Lo stesso bene e i nostri parlamentari, sia a livello senatoriale che dei deputati, dicono la stessa cosa, nel senso che è vero, noi stiamo facendo un'opposizione dura e qualche risultato si vede rispetto a prima, però ciò nonostante la macchina infernale del governo continua a fare la fragranza dei voti. Allora, la mia considerazione porta a questo, restando i piedi per terra per Milano. In funzione del 2016, se dobbiamo preventivare una campagna elettorale e vogliamo andare noi a governare, dobbiamo anche cercare di proporre le strutture che veramente servono, magari a partire anche dallo statuto comunale, vedere quello che è possibile modificare o quello che a un certo punto va cancellato o introdotto. Sì. E, perché a un certo momento è importantissimo far capire anche alla gente che le strutture, se ci sono, devono funzionare e avere un significato, se no altrimenti è meglio cancellare che risparmiare una parte delle soglie. Semplicemente questo. Io direi che possiamo iniziare a rispondere a questa tranche di domande, quindi se ci sono i vari consiglieri che vogliono rispondere, direi saltiamo dalla prima. Ok, rispondo alla prima domanda sulla zona 7, ovviamente non entro nei dettagli, dato che è una vicenda personale, tra l'altro una aggressione che non posso sicuramente scendere nei dettagli. Quello che è successo è semplice, per chi non conoscesse il fatto, un attivista è stato aggredito, direttamente tra l'altro, quindi è stato per voi possibile esaminare il fatto con perfetta precisione, purtroppo. È passato diverso tempo in cui speravamo che la zona condannasse in qualche modo questo comportamento, non è stato fatto, a quel punto ci siamo trovati come consiglieri e in una situazione che è quella del Movimento 5 Stelle, che è una... continuo a parlare a nome del Movimento 5 Stelle come attivista, poi ci siamo trovati come consiglieri di zona e portavoce del Movimento 5 Stelle, responsabili del singolo e di chi parla a nome del Movimento 5 Stelle, e con un atto, con un documento che abbiamo sottoscritto tra l'altro tutti i consiglieri, incluso Paolo, mi è sembrato strano questo mio intervento, abbiamo condannato questo fatto. Partendo da un punto di partenza, che nel Movimento 5 Stelle ovviamente non c'è un organismo di garanzia, una procedura di espulsione, tutto. Cosa abbiamo deciso di fare? Di usare il consenso e di tutelare la vittima. Qual era la vittima? Comunque, tagliando corto, in questa situazione noi come consiglieri abbiamo usato il consenso. Abbiamo coinvolto anche lo staff di Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle che una volta
valutato l'entità del danno, hanno concordato con noi. Perché una persona di questo tipo, che tra l'altro nel periodo temporale non si è mai scusato con chi ha subito l'aggressione, che quindi dal nostro punto di vista se una persona in tutto quel periodo temporale non si è scusato con la persona che ha aggredito fisicamente al collo, lo reputa normale quel comportamento. E abbiamo deciso che non può parlare a nome del Movimento 5 Stelle. Se poi volete un esame, noi non c'è alcun problema. Vi ricordo che è una questione privata e che quindi il video non può essere diffuso. Grazie. Sì, io volevo solo dire su questo argomento una parola. Non c'è bisogno di coinvolgere nessuno Stato, non c'è bisogno di chiedere a nessuno. Una persona che usa le mani per esprimersi non è del momento. Ai lampioni, credo che la persona che ha fatto la domanda può chiaramente parlare con i consiglieri e faremo una mozione per la 2-3, viene molto tratto alla 2. Riguardo invece la sicurezza, voleva intervenire Mattia, se c'è qualche altro consigliere, e riguardo alla Darsena, lo stesso secondo me la zona 6, quindi con Claudio, si dovrà chiedere degli aggiornamenti in comune, consiglio di zona. Riguardo alla domanda di Riccardo, qual è? Io farei proprio, almeno l'idea che mi ha dato è una paura magari già delle barriere architettoniche di non fare, e quindi iniziare a fare battaglia anche su questo caso, partendo dai consigli di zona. No, allora sulla sicurezza piace, io mi sono rispondo più che altro dal punto di vista che mi sono occupato più che altro di antimafia in questo punto. Sicuramente c'è da. Ci sto, il gruppo di lavoro a parlare, a preparare delle emozioni. È chiaro che è un argomento che secondo me dovremmo affrontare in un modo un attimo diverso da come viene affrontato la politica. Sapete già benissimo come viene usata come arma, la sicurezza, la paura. Noi dobbiamo riuscire a, secondo me, a lavorare in una maniera più bella. Per quello che ho potuto fare ho seguito un corso di specializzazione sulla criminalità organizzata con la statale di Milano, con tutta la chiesa, una serie di programmi, una serie di soggetti qualificati per le sue competenze, per approfondire. Il mio invito è, ok, trattiamo la sicurezza, ma facciamolo in un modo che sia innovativo per la politica, perché è sempre stata usata come strumento la paura alla sicurezza, quindi era solo ad approfondire, a studiarsi le cose. Per esempio, è uscita le motivazioni della sentenza del Scavo Salto. Il Comune di Milano, la parte civile, andrà a famiglia Flacchi della Dranghetta dall'altra parte. Sono 2000 pagine con nomi, cognomi, relazioni tra i politici, i vari partiti. Una cosa da attivisti, secondo me, è prendere questo documento, queste 2000 pagine, iniziare a capire se riusciamo a classificarle, a tradurle, a mettere in digitale, a trovarle e avere un documento consultabile, tipo ti serve una parola chiave, un politico, lo incroci e vedi subito se in questa sentenza dal Comune di Milano, dalla famiglia Partita Rurale, lo trovi corrispondenza. Cioè rendere uno strumento sia a noi che ai movimenti antimafia. Purtroppo adesso è sui cartacei, per esempio, capito. Sì, sulla sicurezza, volevo dire che noi in zona 7. Nella commissione politiche e sociali, siccome ha anche la delega alla sicurezza, ogni tot di tempo aggiorniamo il piano delle criticità, cioè una mappatura di tutte le criticità di zona che derivano da varie segnalazioni che ci sono pervenute. Quindi abbiamo segnalato tutti gli appartamenti, abbiamo segnalato vandalismo nei box e così via dicendo. Cioè da noi funziona così in zona, c'è cioè questa mappa delle criticità che poi viene mandata all'assessore e anche poi dipende anche dal tipo di segnalazione alla polizia locale, alla polizia di stato, ai carabinieri e così via dicendo.
e abbiamo un riscontro, cioè di solito i carabinieri o la polizia locale ci riscontrano dicendo siamo a conoscenza del problema e cerchiamo di intervenire come possiamo, piuttosto che non conosciamo il problema presteremo maggiore attenzione. Per adesso poi insomma la zona, i poteri della zona sono molto limitati. Sono felice di sentire che in zona 7 ci sia un intervento, perché da noi ogni volta che chiediamo un intervento la polizia locale ci dice che è sotto organico e quindi non possiamo in nessun modo intervenire. Quindi ci sarebbe un po' da andare a monte su questa questione, perché l'assessore Granelli ogni volta che viene chiediamo di darci spiegazioni, appunto, se ci sono quattro vigili in zona che possono tenere sotto controllo una zona grande come Parma, la zona 3. Per quanto riguarda la zona 9 abbiamo fatto un super permanente sulla sicurezza. È ovvio che la sicurezza non è qualcosa che viene risolto completamente dal Consiglio di Zona. Ci sono le forze dell'ordine che ricevono le segnalazioni in base alle problematiche della zona, fanno, diciamo, fanno il loro lavoro. Almeno in zona 9 ogni tre mesi c'è una relazione, viene fatta, diciamo, per quartieri e alla fine non è che è la zona che ha potere, sono le forze dell'ordine che devono organizzarsi per cui, vuol dire, almeno una relazione noi ogni tre mesi la otteniamo, e sempre che in alcune zone, che so, dove ci sono discoteche, tipo via Valtellina, no? Cercano di risolvere i problemi. Va bene che quei problemi sono risolti, perché dato che lì abita anche il nuovo ministro della difesa, magari adesso chissà perché quella zona è diventata più sicura, ci sono più buche. Questo purtroppo è una negatività italiana. 30 secondi, io sono andato anche a parlare con il comando di polizia, perché il problema è che non c'è un modo di avere i dati concentrati, cioè sono denunce ai carabinieri, alla polizia, ai vigili, e quindi non si è in grado di fare un'analisi dei focolai in cui questi cose avvengono. Quindi non puoi fare uno studio, non puoi fare nessun tipo di intervento mirato proprio alla. Il problema, bisognerebbe coinvolgere i parlamentari e proporre qualcosa che permetta di avere anche strumenti informatici che riescono a fornire questo tipo di informazioni. Prossime domande, Maria Laura. Tra i 5 Stelle e la vecchia politica è questa: il portavoce fa quello che dicono i cittadini, ma se i cittadini non si informano, non partecipano, non gli dicono di cosa hanno bisogno, è chiaro che va avanti da solo. Ma comunque chi non partecipa e chi non si informa non dovrebbe votare 5 Stelle. Il consigliere deve chiedere ai cittadini di aiutarlo nelle commissioni, a preparare mozioni, a raccogliere firme, in condivisione. Non succede dappertutto, per cui io, quando fra qualche giorno chiederanno la riconferma, lo dico con tutto l'affetto, voterò no. Se la pigrizia e l'ottusità sono superiori al desiderio di cambiamento, come molte persone che vogliono delegare, ma quindi non sono 5 Stelle, mi sembra che sia così, ci va bene quello che fa il governo adesso, va bene come vanno le cose adesso, per quelle persone lì. Non siamo destinati a morire. Quindi io ho detto come voterò, per il resto invece voglio dire una grande cosa, le due cose che mi rendono orgogliosa di essere una 5 Stelle sono la restituzione dei soldi e questa cosa morale ed etica che è la riconferma ogni 6 mesi, che nessuno mai ha fatto e nessuno mai farà. E quindi anche se darò un parere negativo per quello che riguarda la mia zona, sono molto orgoglioso che ci sia, perché in questo siamo diversi da tutti gli altri. Grazie. Sì, buonasera, sono anch'io un attivista della zona 6.
Allora io torno sulla fritta, abbandono il tema che un amico ha accettato. Certo. Allora, primo ho sentito delle cose fatte nei vari consigli di zona e qui faccio una domanda un po' più. Io ho partecipato a alcuni consigli di zona per vedere un po' l'operato dei nostri consiglieri, vuol dire che fanno fatica a dare battaglia perché sono un po' ovviamente sono in minoranza e spesso la maggioranza diciamo, utilizza anche degli strumenti impropri, nel senso che le regole a volte sono rispettate a volte no. Quindi quello che prima volevo capire se nelle altre zone è tutto liscio e se è la nostra zona che si vede mettere sotto in alto. Lo dico perché pur essendo pochi, un consigliere o due, però quello che si dice è importante. Quindi spesso si può spostare l'opinione anche di un consiglio o quello che si dice o diciamo, citando delle condizioni dei regolamenti. Quindi mettendo anche in discussione quello che dice un presidente. Questo è un elemento importante. E su questo io spronerei, gettarei la proposta di magari organizzare in varie zone in modo che ci siano come dire, dei supporti per i nostri consiglieri, in modo tale che sappiano dove poter ribattere, fin dove poter ribattere, cosa mettere in discussione, perché a volte c'è chi è molto preparato e altre volte qualcuno che lo è meno. Quindi, per esempio, nel nostro consiglio di zona c'è. Abbiamo due consiglieri, ognuno a modo suo, c'è Paolo che spesso controparte funzioni con più passione e Manuel, diciamo, lui ha un carattere più mite, quindi è molto più morigerato e lo fa in un altro modo. Però è fondamentale questa cosa, io ci tengo a sostenerli, però vorrei che diventassimo efficaci, se siamo qua è perché vogliamo cambiare le cose, quindi questi sono punti importanti. Anche. Poi, noi come zona 7 minuti. Come zona 7 ogni tanto ci dobbiamo parlare anche di altri temi, non solo della zona. Ci piacerebbe a volte poter dire la nostra, ecco, anche su temi di carattere politico un po' più ampio. Purtroppo siamo andati su discorsi di contabilità, all'inizio questo ha scatenato un problema, però è un punto importante, non è solo dare argomenti voglio, ci sono tante cose che comunque di principio vanno, secondo me, sistemate, anche nel movimento. Ultimo punto. Meetup, Google Stock, N piattaforme. Io mi ritengo abbastanza un informatico esperto, però faccio fatica a stare dentro tutto. Mi chiederei se è possibile unificare, trovare un modo, già i cittadini che non sono informatizzati non recepiscono i vostri messaggi, Se diciamo anche chi è un po' sgranato fa fatica, questo è un problema. Quindi, pugnali. Ultimissimo, ho segnalato, visto che da lì ho raccolto suggerimento di guardare anche i bilanci. Sono cose difficili, però è lì che si cambiano le cose. Il consiglio comunale. Mattia, sei da solo, però questa cosa è più importante di un banchetto. Ok, quindi se adesso Danilo si è preso in carico di guardare un po' di cose, ben venga, al momento che ci troviamo anche sui piani più istituzionali. Grazie. Ciao a tutti, io sono Francesco Forte, sono attivista nella società 5 Stelle per la legalità e del gruppo di lavoro giustizia, lì che ho fatto la mia opera, quindi così la domanda che voglio porre è stata molto semplice, cosa si sta facendo nelle zone per evitare che il denaro rifluisca verso associazioni e enti diciamo, di non distinta qualità o attività. E in secondo luogo, visto che l'articolo 82 del testo unico di locali prevede, nella stesura più recente, in realtà già dal 2010, prevede che i consiglieri istituzionali non devono percepire alcuna indennità, volevo sapere cosa pensavate di questo. Già dal 2010, 78 del 2010, perché poi c'è stato il 2010 quando lo rinnovava, perché comunque ci sono diversi interventi, credo 30 ma poi 3 anni praticamente, quindi uno all'anno, la situazione attuale è questa. Effettivamente è un problema di fatto, comunque da 3 anni che esiste questa norma e finché diciamo, si verrà definita, diciamo, Milano non monterà la performance, ci saranno
pagare del denaro a persone che non hanno per percepire. Mi informo che l'associazione, però non lo sapeste, ha un'azione, è in corso un'azione contro il piano di governo del territorio del Comune di Milano. Vi invito a partecipare all'associazione, è importante. E il piano di governo del territorio che ha ovviamente a mira interessi dei soliti noti, ma secondo me potete approfondire sulla pagina Facebook. E vi invito a partecipare anche al gruppo di lavoro giustizia, dove si sta cercando di costruire delle proposte di legge che siano sostenibili, che siano che trovino una più ampia condivisione in sede nazionale, in Parlamento. Vi ringrazio a tutti. Grazie. Buonasera a tutti. Volevo fare una domanda sul bike sharing, quindi potrei farla sia ai miei consiglieri di Zanonove sia anche a Calise. Allora, la mia domanda è la seguente: quante è che verranno messe le biciclette in dotazione per il bike sharing nelle fermate di Bergamo, Afori, Afori Centro e tutte le nuove fermate della Lilla? Perché secondo me è scandaloso che erano morte della M3 gialla e nemmeno la Lilla, che è la nuova linea metropolitana, abbia in dotazione queste biciclette di bike sharing per l'interscambio, insomma. Questa era una domanda. Io direi che adesso non abbiamo più domande, possiamo rispondere alle ultime cose e dobbiamo lasciare la sala dei vittori 6, quindi cerchiamo di fare il petto. Io, allora, intanto stiamo tremando come consigliere di zona per andare a restituire il progetto. No, allora il problema se è legale che i consiglieri di zona percepiscano, credo sia parte della situazione attuale in cui ci troviamo, in cui attualmente, credo tutti lo sappiamo, non mistero, i consiglieri di zona percepiscono un gettone fino ad una, al massimo insomma, viene attribuito 11 gettoni. Come Movimento 5 Stelle non abbiamo mai preso una posizione di rifiuto, per cui normalmente i consiglieri prendono questo gettone di presenza. Sulle associazioni, scusate. Sulla questione associazioni, il problema che poi è serio e cioè, richiederebbe un lavoro di inchiesta che al momento noi non riusciamo a fare. Quindi oltre, non so se io ho bisogno di tutto, io come consigliere di zona, ti dico gli strumenti che ho, come che adesso, cioè, se c'è aiuti nel lavoro non va benissimo. Nel senso, noi cosa sono siamo riusciti a fare come consigliere di zona? Il fatto che all'inizio non c'è, però ho mostrato che è stato messo online tutte le delibere fatte, per cui una ricerca che possiamo fare è l'associazione quali delibere i vari consigli di zona hanno fatto, punto. Cioè, se un'associazione poi dietro ha personaggi legati alla mafia o boschi, noi non riusciamo ad arrivare. Quindi, se ci vediamo una marcia, beh, una piccola parentesi, un po' contrario a quello che è l'intervento che generalmente che ha fatto Roberto all'inizio sulle associazioni. Cioè, vediamo dal lato buono, va bene il lato cattivo, associazione brutta, però dall'altro lato l'associazione, la buona zona e la pubblicità al cittadino e il fatto che gli venga dato la possibilità di operare potrebbe essere una cosa positiva, perché noi andiamo a stimolare quelle realtà che conoscono meglio il territorio. Quindi attenzione a non andare dall'altra parte e a far morire queste associazioni che magari a volte sono un ultimo figlio. In realtà la richiesta è una proposta. Allora, siccome probabilmente mancano strumenti regolamentari, l'idea potrebbe essere quella di integrare nei regolamenti relativi al pagamento di questo denaro, integrare delle regole che riguardassero anche, non lo so, per esempio l'incensuratezza dei rappresentanti dell'associazione, degli associati, delle qualità, per così dire, che a nostro avviso
sono una persona, sono importanti nella, appunto nella definizione delle associazioni da privilegiare. Sì, ma io faccio un ricordo sulla modifica del testo unico 2010, che per quell'anno io sono a secondo mandato, quindi nel 2016 ho potuto fare un po' con il Movimento 5 Stelle per il momento che c'è adesso. Nel 2010 fu sospesa la rotazione dei gettoni, i consiglieri si votarono, anzi con zero, si votarono, cioè per tutto il numero di legali perché non c'erano 50 euro di gettone, quindi dimostra come l'approccio alla politica per alcuni è insieme prendo i soldi, invece altri non mi interessa, lo vedo che non spesso c'è bene, se no andiamo avanti lo stesso. Il discorso che faceva Francesco è legato al mio intervento precedente sulla riflessione relativa ai consigli di zona. Ci stiamo riflettendo su andare a percepire il problema delle commissioni che concertiamo, è una cosa che noi dobbiamo rivedere, noi tra voci, cittadini, attivisti, tutti quanti, perché arrivare fino al 2016 e dire vabbè, sì, il sistema era quello, era efficace, era efficiente, ha prodotto poco, sì, ma voi, ecco, noi dobbiamo, giustamente quello che dicevo anche tu, arrivare ad avere una posizione condivisa o meno, ma a dire noi la pensiamo così, possiamo anche dire, ho detto qualcosa di no, ecco, noi i gettoni non li prendiamo, potrebbe essere una cosa, però vorrei che da qua fino al 2016 ci sia un dibattito per arrivare, no, non fino al 2016, un dibattito che si inizi e lo si termini per arrivare a una posizione chiara per tutti, soprattutto per i cittadini. Questo è il sì, vabbè, ma tu scherzi. Quando io, sulla questione delle commissioni, perché le commissioni di confondono il bar, l'articolo 33 del 10, bisogna avere 3 giorni lavorativi per convocare, io ho citato il danno erariale. Sono piantati, cioè temono, no? Alcune cose non le sanno, noi dobbiamo dire che non è nel comune. La questione della trasparenza delle associazioni, no? Io non è che voglio intorpidire quelle che sono le associazioni, porre ostacoli, no, nell'ambito della trasparenza voglio sapere vita, morte, miracoli di queste associazioni, se no il voto mio non ce l'avrà mai favorevole, se non li conosco. Perché qua si rischia di votare per associazioni che magari sono più torbide che limpide. Quindi a partire dai bilanci contabili, quanto hanno in casa? 1.000 lire, 2.000 lire, 1 miliardo di euro? Devo saperlo. E noi ad oggi non lo sappiamo. Quindi io non posso mai votare favorevolmente perché non lo conosco. Tutto qua, trasparenza, basta. Io vorrei rassicurare Francesco su un paio di cose. Allora, innanzitutto che le associazioni, quando si delibera un contributo economico, le associazioni, tutte le spese sono, cioè le associazioni poi forniscono al settore tutte, diciamo, le riprove delle spese avvenute. Perciò anche se noi deliberiamo per 2.000 euro, ma loro erano spese mille, poi diciamo la autorità o meno in regalità di associazioni. Io guarda, posso assicurare che per le commissioni che seguo, ma penso di parlare anche con un Manuel, quelle che seguo qui, fino adesso sono state 7 fatte associazioni di meriti e quelli che abbiamo erogato, perché spesso per chi si occupa di disabilità fanno magari un campionato piuttosto che qualcosa a mio avviso sono meritevoli a prescindere di contributo e di sostegno da parte della zona, ma non posso altro perché sono servizi che a mio avviso dovrebbe già diciamo, sostenere il comune, non lo fa il comune, lo facciamo noi. Vabbè, io avrei un altro paio di cose da dire, però prima ci prendiamo le domande, ok Mattia. Rispondo alla mia velocemente sull'organizzazione. Allora, io sono supporto i consiglieri,
Sull'organizzazione, assolutamente, sul piano lavorare, il Movimento 5 Stelle ha delle regole un po' strane, siamo un gruppo orizzontale, dove ognuno vale uno, e quindi è importante darci delle regole di condivisione, di comunicazione che permettano, ovviamente, nel rispetto di questa orizzontalità, che è quello che ci fa fare la differenza, quindi entreremo anche in situazione della prima amministrazione, che allo stesso tempo ci fa vedere la distruzione del cronologio. Io ci penso, di sicuro, facciamo un gruppo consigliare, chiaro, si lavora con volontà e si dicono solo bene, il nostro gruppo consigliare deve essere sempre presente, deve funzionare sempre. Allo stesso tempo, dobbiamo riuscire a vedere dei gruppi di lavoro, degli attivisti, una programmazione degli eventi insieme, magari, che permettano di orientarci. Cioè, c'è chi chiede bene per poter partecipare agli eventi del Movimento 5 Stelle. Per favore, a coordinarci su tutte le zone della programmazione che si permette ovviamente chiede fede di essere un attimo più libero di partecipare. Quindi proprio per questo, per la comunicazione, i sistemi di comunicazione, quello che dobbiamo fare è proprio delle riunioni come proprio finalizzati a organizzare, a coordinare le interattività. È giusto che si sappia quello che si fa sul territorio in modo da poter essere anche presenti. Quindi questo adesso sono un po' di eventi di calendario, appena non ci sono sovrapposizioni, sarebbe il caso di iniziare a fare delle riunioni con questo obiettivo. 2013-2016, come far funzionare bene il gruppo del Movimento 5 Stelle di Napoli, ricordando che siamo tutti volontari, quindi che dobbiamo fare cose divertendosi, quella della nostra arte, quindi perdere poco tempo in errori di burocrazia, in tutto il governo, quindi cercare di lasciare gli strumenti condivisi. Questo è un lavoro bello che però, cioè, impostato bene, ci permette di arrivare al 2016. Chiaro, dobbiamo essere pronti a questa capacità perché c'è un numero di studio pazzesco da fare. E allo stesso tempo, come gruppo non profit orizzontale, di funzionare, che è una bella sfida. Quindi quello ci tengo, che è proprio a lavorare, come abbiamo parlato con tutti i membri consiglieri. Chiaro, stiamo crescendo come gruppo, è fondamentale la sede delle condivise che funzionino. Direi Vincenzo per la domanda su Fadicelling. In realtà noi abbiamo fatto anche delle intervenzioni riguardo alle biciclette private, perché in zona 9 mancano anche le rastrelliere per le biciclette private. Sappiamo che ci sono degli appalti adesso che verranno messi sia per le bike sharing sia per le biciclette private, però non sappiamo dove verranno messe e quando. Abbiamo chiesto di partecipare alla definizione delle locazioni, dei posti dove queste verranno messe, però sarà un problema che porterà il Presidente della Commissione Ambiente di zona 9 all'assessorato di Malanca per avere questa informazione e portarla in discussione. Sì, però alla fine le direttive si erano dalla sessione. Io volevo parlare del piacere, volevo parlare delle funzioni dei consigli di zona, mi ha chiesto com'è esattamente lo stesso modo. Tant'è che io non rappresento funzioni, perché è inutile, visto le funzioni che hanno presentato anche le altre dell'opposizione. Vabbè, no, loro quali siete voi, quali siete fatti. Mentre invece qualsiasi funzione, ma anche intelligente, automaticamente viene bocciata. L'unico modo per poter ottenere qualche cosa è che loro facciano un ordine del giorno sostitutivo, allora in realtà diventa una cosa che è partita da loro e allora poi passa. Per questo io invece tengo a lavorare in commissione. E per questo è che secondo me è importante starci nelle commissioni, contrariamente a quello che diceva qualcuno, non abbiamo più commissioni, perché è l'unico posto con cui si può far passare qualcosa, perché se arriva una proposta di delibera portata nel consiglio dalla commissione istruttoria, è parte del governo, è parte loro per quello che cosa vuole. E invece se arrivi tu con una mozione, va bene, anche se arrivi una cosa sanzionata. Quindi la vostra commissione è molto importante, è lì, mi ha chiesto, faccio sempre
in zona 9 abbiamo scoperto che ultimamente la maggioranza che fa, quando è bellissima la mozione e non può votare contro perché sarebbe veramente, tipo abbiamo presentato una mozione sul senso, cos'è che erano? Tutta la maggioranza si è astenuta, quindi praticamente è passata soltanto con il verde del centro opposizione. Questa è la cosa strana. Poi per quanto riguarda il temperamento del singolo consigliere, poi sappiamo benissimo che ognuno di noi, attivista, consigliere o meno, ha pressione, quindi dipende poi da come riesce ad organizzarsi. La consigliera non deve parlare, quindi il fatto che dire che non facciamo le opzioni è una resa, forse le opzioni comunque bisogna portarle. Non so, io sulle mozioni si è finito. Sulle mozioni anche se presenta la maggioranza non cambia assolutamente. Escono dal consiglio, ma arrivano all'assessorale, che vengono migliorate. Abbiamo un piano intervento integrato di chiusura di anagrafe, in cui la maggioranza ha votato a favore, ma che sono state comunque migliorate dalle settimane competenti. Quindi non a questo punto non c'è differenza. Sarò telegrafico perché so che dobbiamo andare via. Vorrei solo fare un passo indietro sulla questione dell'aggressione di zona 7, la denuncia di zona 7. Posso parlare? Allora, io vorrei che siano distinte due cose. Innanzitutto, mi sorprende di quello che lei ha detto prima mattina, perché sono girati talmente tanti mail tra noi. Non puoi poi dire che non sapevi quello che stava accadendo in zona, che la zona non ha preso una posizione, perché ascolta, noi ne abbiamo parlato tantissimo e la riunione del consigliere era tenuta proprio perché noi non sapevamo come comportarci e chiedevamo un aiuto agli altri consiglieri e agli altri consiglieri. Come portavoce, e ripeto, come portavoce, io ho riportato la volontà degli attivisti in zona. Se io vado in zona e gli attivisti dicono che non condividono un metodo di decisione, io vengo ad avere dei consiglieri e oltretutto, anzi pregato,
che partecipassero gli attivisti o quantomeno il portavoce di Zona, portavoce nel senso segretario che avevamo appena nominato. Il risultato qual è stato? Assolutamente zero. Se poi si viene a fare con un comunicato che la Zona non condivide, gli attivisti di Zona non condividono, io come portavoce che cosa devo firmare? Qualcosa che gli attivisti, su cui gli attivisti non sono d'accordo. È questo che devo fare. Perciò mi sono sottratto da quello che gli attivisti mi hanno detto di fare e che in parte, come ho già detto prima, condivido. Grazie. Poi partecipare.